Ciao ragazze, benvenute a questo inconsueto appuntamento con i nostri video tutorial. Questa sera, insomma, sarete partecipi di questo nuovo progetto, questo come potete vedere che ho in mano, è la cornucopia, io la chiamo così, ma in realtà è una sorta di calzino, diciamo di quasi cappello rovesciato, con questi graziosi glicini realizzati in panno Lenci. E, come potete vedere, sono una colorazione dei toni dell'azzurro in questa versione qua. Questa sera lo faremo invece in versione gialla. Che dire, questo è un progetto molto semplice, è un'idea copiata proprio spudoratamente, lo dico, lo ammetto, da una bellissima idea di Marta Zanzottera, di Creativa by Marta. È un progetto che mi è piaciuto molto. Lei ha realizzato questi bellissimi glicini su una giostrina di rami intrecciati. Io ho voluto utilizzare la medesima tecnica proprio per realizzare questa simpatica decorazione da mettere in un porticato all'interno della casa. Vediamo subito i materiali che occorrono. Abbasserò il monitor in modo che così possiate vedere il banco di lavoro. Ciao, ciao Marilu, benvenuta, benvenuta, benvenuta a tutte ragazze. Benissimo, c'è un sacco di gente connessa, benissimo. Il kit lo potete ordinare attraverso i canali social di Facebook, ovviamente, attraverso il numero di WhatsApp che trovate comunque sul sito internet, oppure attraverso Messenger, quindi insomma, per recuperarlo i mezzi ci sono. Questo progetto è stato re realizzato con panno Lenci morbidoso e del feltro, panno Lenci morbidoso da 1 mm e feltro da 3 mm. Vediamo subito il materiale occorrente. E taccate. Allora, serve un cartamodello di un cono, circa di lunghezza 27 centimetri. Comunque chi vorrà il kit sarà già compreso all'interno. Quindi cartamodello del cono della nostra famosa cornucopia. Una farfalla in feltro da 3 mm. Un passerotto, ovviamente tutti fustellati, un passerotto tagliato in doppio, in panno Lenci, due striscioline di panno Lenci morbidoso, circa larghe 1 cm per 40 cm di lunghezza, due barrette di alluminio per i rametti lunghe 20 cm, del cordone in juta, un po' di passamaneria in tinta, queste simpatiche mezze sfere. Adesso vi racconto a cosa servono. Sembrano degli strani bottoncini, in realtà è un blister con più di 20 modelli, dimensioni di mezze sfere per realizzare gli occhietti. Questo è un articolo di Creativa by Marta. Lo potete trovare sopra lo shop online Merceria La Filanda. Sono anche disponibili questi, quindi sono appena stati riassortiti. E come potete vedere avete tante dimensioni di occhietti che poi possono fungere anche come proprio decorazione all'interno di fiori o delle vostre creazioni. Noi oggi li utilizzeremo per mettere nell'occhietto dell'uccellino. Poi occorre un po' di nastro di organza o comunque un nastrino, del filo robusto, quindi ago filo robusto, poi serviranno 8 fiorellini. In questo caso io ho scelto il colore giallo, giallo pallido in panno Lenci. Questi fiori sono stati fustellati con la fustella dell'ortensia di Creativa by Marta. Al momento la fustella è un articolo che comunque io tratto, però al momento purtroppo
sono sguarnita, quindi verrà riassortita nei prossimi giorni, quindi abbiate un po' di pazienza. 8 fiorellini piccoli, in giallo chiaro, 8 fiorellini bianchi grandi, questi sono piccoli, misura piccola, questa è misura grande. Poi ne abbiamo 3 in una tonalità di un giallo un po' più scuro e 7 della stessa tonalità grande in giallo scuro. Poi con lo stesso stampino, quindi con la stessa forma, ho realizzato in 2 toni di verde, quindi 2 grandi e 2 piccoli, le foglie. Poi occorrerà del filo robusto, in questo caso io ho utilizzato o del filo moulinet, o va bene il filo da uncinetto o quello che vi pare, insomma, basta che sia un filo abbastanza robusto. E dei vecchi ombretti, quindi o colori in polvere, o dei vecchi ombretti, quello che magari avete a disposizione a casa. Io in questa casa avevo una palette vecchissima che non utilizzavo e ho utilizzato questa qua. Ovviamente del feltro 3 mm per fare la nostra cornucopia. E direi che a parte righello, forbici e un paio di pinzette abbiamo tutto. Bene, allora, prima cosa, procediamo, quindi io sono anche già un po' pronta. Procediamo a ritagliare dal cartamodello che avrete in allegato, quindi da questo, dal pezzettino di feltro, appoggiamo ovviamente sopra il nostro pannello di feltro il cartamodello, lo sagomiamo con una penna evanescente o comunque con una matita o un gessetto e ricalchiamo la nostra sagomina. Il nostro triangolo, ve lo faccio vedere con la carta, ma tanto il principio è quello. Lo pieghiamo lungo il lato lungo, a metà, in modo da avere proprio un cornettino così. Misuriamo dalla punta in avanti 5 centimetri. Io ve l'ho fermato con lo spillo. 5 centimetri perché questo servirà per fare il risvolto, perché come potete vedere abbiamo una sorta di risvoltino. Una volta ritagliato, quindi messo il segno a 5 centimetri, procedo con l'amato punto feltro a chiudere il mio triangolone, a chiuderlo fino in fondo, in questa maniera. Questo è un punto che comunque è molto semplice, è decorativo. Chi piace magari può anche fare il punto filza. Potete anche cucirlo a macchina, se volete. Magari con un filo in contrasto può diventare carino. È che il feltro è un po' grossettino, quindi non so sulla macchina da cucire, poi arrivando alla punta se è così semplice. Ciao Rita, ben arrivata. Scusami ancora se il tuo kit non sarà completo, ma lo sai che per esigenze di lavoro arrivo sempre un po' lunga. Però, insomma, diciamo che i 3/4 del lavoro ce la fai. Ce la facciamo a realizzarlo. Ok, e arrivo fino in fondo. Se non siete a conoscenza di questo punto, magari ve lo posso spiegare in privato, ma comunque molto molto semplice, trovate poi anche diverse spiegazioni su YouTube. A proposito di YouTube, vi svelo nei news. Mercoledì prossimo non farò nessun videocorso, ma non perché non abbia voglia di farlo, anzi, perché sarò ospite in un canale fantastico, veramente un canale top, che sono molto gioiosa di essere loro ospite,
sarò ospite di Creativa Channel di Marta Zanzottera, dove avrò la possibilità di far conoscere il mio negozio, il mio piccolo negozietto, a tutte le ragazze che sono iscritte. Quindi quest'altro mercoledì salteremo la nostra diretta consueta sulla mia pagina, ma se volete vedermi e ascoltarmi e vedere il progetto che comunque porterò come esempio sul canale YouTube di Creativa, vi invito a iscrivervi e a cliccare la campanella in modo da avere le notifiche di tutti i video che faranno, perché veramente Marta è molto molto brava e ha un sacco di idee, un vulcano di idee anche lei, e effettivamente io sono molto orgogliosa di essere un loro rivenditore. Quindi segnatevelo quest'altro mercoledì, che se non erro dovrebbe essere il 27, ma non ne sono sicura a sto punto. E segnatevelo che magari ci incontriamo lì. In più fanno anche una simpatica cosa: a chi avrà il messaggio più veloce su WhatsApp avrà la possibilità di parlare direttamente con me e Marta in diretta e avere anche un simpatico omaggio. Quindi ragazze, mi raccomando, segnatevelo, che ci vediamo non più sullo stesso canale, ma su un altro canale. Ok, allora, una volta che voi avete terminato tutto il punto filtro, insomma, o il punto feltro fino qua, abbiamo la nostra cornucopia pronta. Quindi vado a risvoltarla. Potrebbe essere, vedete come carta modello, potrebbe anche essere l'idea di un cappello per un folletto. Quindi con lo stesso carta modello potete realizzare diverse cose. Bene, allora per questo momento, questo qua lo parcheggiamo lì. Prendo, io già mi sono un po' portata avanti, la mia palette, pennello. Allora, io ho sfumato tutti i fiori, perché io ovviamente, se lo sapete, io sono esagerata, quindi se non esagero non sto bene. Ho sfumato non tutti i petali, ma ne ho sfumati solamente due. O i due di fronte o i due di lato, insomma, vedete un po' voi. Mi raccomando, non usate colori acrilici ma colori in polvere. Quindi chi ha magari i colori, i trucchi, va bene. Se no, se avete colori in polvere va benissimo. Allora, io ho scelto questo colore che non ho capito bene che colore sia, perché doveva essere una sorta di arancio, ma forse si è sporcato col tempo, ma l'effetto era bellissimo. E vado proprio a sfumare così a casaccio i miei petali, tutti i miei bei fiorellini. Io ho utilizzato questo strano color ambra che mi sono inventata per il giallo chiaro e il giallo scuro, mentre per il bianco, essendo un colore comunque già molto chiaro di suo, ovviamente, ho utilizzato il giallo, questo qua, proprio un giallo solo come loro, in modo da avere il contrasto. Non abbiate paura di usare il colore, perché tanto essendo così un po' pelosetto si perde un po' strada facendo. Ok, direi che abbiamo sfumato tutto, gli altri ovviamente erano già tutti preparati. Tranne questo invece, non è vero, ne sono scordata uno, no, vabbè, vedremo strada facendo. Questo lo parcheggio, accendiamo la nostra pistola a caldo, e voilà. Allora, l'uccellino, perché non vada pasticciato, lo piazziamo lì. Prendo ago e filo, una bella agugliatina lunga, nodino in fondo,
prendo il petalo piccolo giallo chiaro, forbice e staccate, taglio metà in modo da con un fiorellino ed averne due piccini. Lo piego a metà. E praticamente lo vado a puntare al centro e lo faccio scorrere in fondo in modo che il nodino sia al suo interno. Mentre questa qua si accende e si scalda, questo lo lasciamo fermo lì. Prendo la sua seconda metà, lo piego sempre in doppio. E questa volta lo pizzico, quindi lo punto nell'angolo e lo faccio scorrere più o meno, insomma, andiamo un po' a occhio, circa a 1,5 cm e lo ripizzico. Da bloccarlo. Poi dopo comunque fermeremo tutto con un goccino di colla. Vediamo se questo si è ripreso vita. Sì. Quindi chiudo. Mi preparo anche una ricarica. E chiudo. E questo qua non si muove più. Riprendo il mio ago, riprendo il mio fiore piccolo e lo piego a metà e ancora a metà, in modo da avere tutti e quattro i petalini chiusi. Li infilo tutti e quattro e li faccio scorrere e lo mollo lì. Ne prendo un altro, stessa cosa, doppio e doppio. E chiudo. E vado avanti così. Per tutti i miei 8 petali. Devo tenere dal mio mucchietto 6 e 6, che sono quelli che faremo la decorazione dopo. Andiamo a riempire poi gli spazi vuoti. Rinfilo. E vado a misurare per questo righello, vado a misurare per capire quanto spazio tenere tra un fiore e l'altro per non troppo chiuderlo o che non sia troppo rado, e vado a misurare dalla mia punta ad arrivare a 7 centimetri più o meno. Ecco qua. E questo è il primo. Poi prendo i tre piccini giallo scuro e questi li piego in maniera diversa. Quindi
uno di fronte all'altro, in modo che diventi una rovina così, sembra una specie di elica, e chiudo. Chiudo due di fianco in modo che diventino così. E pinzo. Uno di fronte all'altro. E tre. E vado a misurare ad arrivare a 11 centimetri sempre dalla punta. Proseguo con i 7 fiorelloni gialli e li piego nella stessa maniera, quindi uno di fronte all'altro e due schiacciati e li pianto in mezzo. Quindi, come vedete, è proprio un meccanismo molto semplice, più capito, capire, insomma, ricordarsi tutti i passaggi. Vi dico che per ricordarmeli anch'io, non so quante volte ho guardato il video di Marta per memorizzare tutti i passaggi. Insomma, è abbastanza semplice. Ecco qua. Bene, e abbiamo finito anche l'ultimo giallo. E abbiamo questa bella ghirlandina qua. Guardate che belle le sfumature di colore. Adesso non so se si vede bene con queste luci perché è la prima volta anche per me. Quindi non so. Anzi, vediamo se si vede bene o se è una schifezza. Datemi magari qualche conferma anche voi ragazze, se vedete bene o no. Bene. Se riesco ad acchiappare l'ago. Procedo con i fiorellini bianchi, che in questo caso sono 8, ma ne trattengo 2 come riempitivi. Quindi per adesso lavoro solo con questi 6. Allora, come potete vedere, alcuni sono sfumati un po' di più rispetto ad altri. Ci ho caricato un po' di più. Perché il petalo, quello più colorato, chiamiamolo così, andrà girato, quindi dalla fronte, quindi dalla mia fronte, va girato dietro e chiuso in mezzo a due petali in modo che formi come un bocciolino all'interno. E non faccio altro che pinzare anche lui. Quindi giro sotto, piego e blocco. Diciamo, non è necessario che sia proprio dalla parte più colorata, però come potete vedere, soprattutto nel giallo, sembra proprio che abbia i pistilli all'interno. Bene, mentre io finisco gli ultimi giri di petali, vi dico un'altra novità, tanto così che io lavoro.
mi sto organizzando per realizzare, visto che purtroppo la situazione non sembra tanto migliorare, mi sto organizzando per realizzare dei veri e propri corsi, quindi non delle video dirette come quelle di questa sera o come quelle che ho sempre fatto, ma dei veri e propri videocorsi personalizzati, quindi con un numero, non dico chiuso, di persone perché non mi piace mettere dei paletti a nessuno. Anzi, per me avere, per dire, una platea di 5.000 persone sarebbe il top. Però sto cercando di creare proprio dei videocorsi, diciamo a numero chiuso, chiamiamolo così, con determinati progetti in determinati orari. Ovviamente non più così come a casa mia, ma come se fossero proprio organizzati in laboratorio da me. Quindi l'accesso sarebbe consentito solamente a ragazze che magari comprano il kit da realizzare insieme a me, o che comunque, per dire, per questione di tempistica, per dire di spedizione o quant'altro, non riescono ad avere il tempo, il kit, ma vorrebbero comunque partecipare, quindi pagando una piccola quota solamente di partecipazione. Quindi, visto che vedo che questa sera siete veramente molto numerose, moltissimo, vi chiedo se avete voglia di lasciare magari un commento sotto nella diretta, se magari siete interessate per essere magari ricontattate in un prossimo futuro abbastanza breve. Quindi, secondo me poteva essere un'idea carina di realizzare proprio una cosa insieme, ma non che io parlo praticamente a me stessa al muro, che è un po' bruttino, mi sento anche un po' scema. Però magari una modalità come potrebbe essere Zoom o come potrebbero essere le stanze che mette a disposizione Facebook, che oltre alla mia faccia ci sia anche la vostra, in modo proprio da interagire e conoscervi meglio soprattutto, che è una cosa a cui terrei molto, e magari insomma interagire, quindi se lavoriamo insieme, vedere a che punto siete. Quindi io adesso sto andando avanti a un certo ritmo perché il progetto ovviamente lo conosco, però magari qualcuno a casa che ha voluto provare insieme a me è rimasto un po' indietro. Però io ovviamente non potendo vederlo, sono costretta ad andare avanti con il mio video tutorial e magari non accorgermi che c'è qualcuno in difficoltà che ha bisogno magari di una consulenza, di un occhio, di una, per dire solamente di una, di un consiglio, e quindi mi piacerebbe insomma più interagire con voi, non solo io e me stessa. Quindi mi farebbe piacere se magari mi lasciaste un commento sotto per dire: no, guarda, a me non ne frega niente, sì, è una buona idea, io vorrei partecipare, e così, tanto per farmi un'idea anch'io se come idea vi può piacere. Dopo che vi ho stalkerizzato, andiamo a misurare il nostro fiorellino e andiamo a sistemarlo in modo che raggiunga più o meno, quindi lo apro un po', dalla punta che arriva circa 17 cm, 16-17 cm, che è la nostra lunghezza. Una volta che siamo arrivati alla misura giusta, vado a bloccare il filo su un petalino, in modo da chiudere il lavoro, ma non taglio rasente al filo, mi raccomando, perché il filo ci servirà dopo. Quindi piuttosto tenetelo lungo, che a rimpicciolire si fa in tempo. E questo lo metto da parte. Avevo un punto a spilli nascosto qua. Ok, perfetto. Bene, avevo anche un altro ago, eccolo qua. Quindi via il filo marrone, zaccate. Prendo un filo robusto. Prendo un filo robusto, colore verde, avevo la mia spagnoletta. Quindi io ho usato un filo grosso da cucito, quello che di solito le sarte utilizzano per i pantaloni jeans, ma va bene qualsiasi filo. Questa volta mi sono attrezzata. L'avete visto poco tempo fa su Facebook, che non so se qualcuno lo conosce, ma chi come me sì,
e soprattutto chi come me è ceccato. Faccio vedere anche perché sembra una cacchiata, cioè una roba quasi da bambino, ma in realtà è fighissimo. Quindi è dotato praticamente di ovviamente una presa per le dita e un mega occhiello. Ed è un po' a molla, quindi se anche non schizzate il buco come sto facendo io, prima o poi entrerà. Fate un po' di pressione, questo si passa attraverso. Ovviamente qua adesso avete, non so se si vede, avete un buco gigante che insomma si dovrebbe vedere abbastanza bene. Lo infilo nell'occhiello grosso, così, e tiro verso di me. E come per magia l'ago infilato. Nodino in fondo. Dato che ci siete, fate il filo lungo, così è già infilato per dopo. E non dobbiamo tribolare. Prendo fiorellino piccolo, o fogliolina piccola, insomma, verde. Stessa storia, taglio a metà. Stessa storia, piego in doppio. Però anziché puntarlo nella punta, lo vado a praticamente a infilzare, lo passo attraverso, in modo che il filo rimanga bloccato al centro. Chiudo con un po' di colla, in modo che il nodo sia nascosto. Io non so voi nelle vostre città, ma qua da me a Ferrara abbiamo un caldo torrido che sembra praticamente essere già quasi a luglio, con un tasso di umidità che fra un po', se mi vedete spuntare le pinne, perché è quasi del 1000 per 1000, adesso non si vede, ma fra un po' vedrete le gocce cascare giù perché sto sudando anche per le orecchie. Una volta agganciato e chiuso, prendo la sua metà, faccio la stessa cosa, quindi lo passo da parte a parte, giù, 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 anche qua più o meno 1,5 cm, e lo blocco al centro, in modo che rimanga fermo. Poi prendo il fiorellino piccolo. Possono essere, lo taglio sempre a metà, possono essere anche due toni di verde diverso, non devono per forza essere uguali, possono essere anche due colori diversi. E faccio la stessa cosa. Anche qua lo lascio un po' più lungo, lo passo da parte a parte e lo blocco. Prendo l'altra metà, lo faccio uguale. Ok, abbiamo questa sorta di ghirlandina. Anche qua, filo lungo, forbice. Filo lunghettino, poi vi spiegherò per quale motivo. Nodino. Altro fiorellino. Tagliato a metà. Passo da parte a parte. Lo blocco con la colla. E lo chiudo. Questa volta mi vado ad agganciare ai petali bianchi. Quindi pianto l'ago e tiro sulla foglia. No, cambio. Taglio l'altra grande.
ripinto. Rimetto la colla. Com'è questa colla? Stasera non funziona, boh. Prendo l'altra, la riblocco. Secondo me la mia pistolina sta andando in malora e non sarebbe la prima volta che mi esplode in mano, perché mi è già esplosa due pistole a caldo e vi assicuro non è una bella esperienza. Meno male che avevano l'interruttore salvavita, perché sennò mi sarei fulminata. Bene. E la nostra ghirlandina è fatta. Quindi abbiamo dato un po' di completezza anche sopra del verde. E vado a chiudere come se fosse proprio una cosa circolare, un cerchiettino. Vado a chiudere i miei petali sopra. Ecco, in modo insomma che proprio rimangano nella parte superiore. Taglio via, questa volta taglio via rasente perché utilizzerò l'altro filo. E voilà, e quindi noi abbiamo la nostra giostrina. Adesso ci sono avanzati questi due, che facciamo? Mica li buttiamo, no? Allora, stessa cosa, guardo magari il petalo un po' più colorito, metto la colla. Secondo me, no. Non cambiate canale, arrivo subito. Perché secondo me il bello della diretta. Va bene. Senza colla non si fa. Vabbè. Intanto andiamo avanti, che qua non abbiamo bisogno di colla, quindi parcheggio un attimo qua con la speranza che la mia pistolina non sia defunta proprio sul più bello, perché potrei quasi andare in escandescenza. Ok, quindi prendo il mio nastro di organza o un nastrino, quello che vi pare, di raso, quello che è. Prendo questo meraviglioso aggeggino, che è il nastrarte sempre di Creativa by Marta. Questo è un attrezzo che veramente non può mancare su in ogni tavolo di lavoro e vi permette di realizzare dei fiocchi perfetti in pochissimo tempo. Quindi io ho deciso che, come vedete, sono numerati, 5
ci sono da 4 centimetri, 3. Io utilizzerò quello da 5 oggi, quindi avrò un fiocchetto di diametro di 5 centimetri. Quindi posiziono con un pezzettino di codina lunga nell'angolo del primo dente e il mio nastro. Lo giro da sotto, lo passo, mi fermo qua se lo voglio solamente con due code. Faccio un ulteriore giro se lo voglio doppio. Siccome io sono esagerata, lo faccio doppio. Con la codina che mi ritrovo a destra, glielo passo in testa, lo faccio uscire per questo buchetto, mi appoggio, porto le due code al centro e tiro. Faccio per sicurezza magari due nodi e tiro. Faccio scivolare fuori, apro le mie code e voilà, il mio nastrino è perfetto. Ne realizzo un altro, quindi sempre da 5 centimetri, quindi codina in alto, un po' lunga, giro, giro, taglio, da destra lo passo sopra in testa, lo faccio uscire dal buco. Mi appoggio e chiudo in mezzo. Ed ecco qua. Come potete vedere, i due fiocchetti sono praticamente gemelli. Quindi pensate di realizzare magari una bellissima ghirlanda anche come fiocco nascita o per qualsiasi cerimonia, per qualsiasi evento, una bellissima ghirlanda fatta tutta di fiocchi. Ci mettete pochissimo tempo e sarete sicuri che saranno bellissimi e tutti uguali. Bene, vediamo se la mia amica qua ha ripreso vita. Parrebbe di sì. Quindi, petalo sotto. Schiacciamo a metà, dove c'è l'attaccatura, vi, se lo trovassi in questo casino, togliete l'eccedenza, schiacciate bene, e abbiamo il nostro fiorellino fatto. Faccio così anche per il suo fratellino. Vi informo anche che tutte le dirette che ho realizzato in questo momento saranno disponibili a breve sul canale YouTube La Filanda, il laboratorio creativo di Chiara. Quindi per chi si fosse perso qualcosa o visse, per dire, volesse rivederli, iscrivetevi al canale e così trovate tutte le vostre dirette, tutti i miei progetti, compresi anche i video tutorial. Bene, con questi due che mi sono avanzati vado a riempire i buchi che mi sembrano un po' vuoti. Quindi tipo qua che mi sembra un po' scarsino, mettiamo la colla e vado a riempire. E idem qua che mi sembra un po' scarsettino. Ecco, direi che adesso abbiamo un bel ramo di glicine giallo che penso non esista neanche in natura, ma chi se ne importa. È bello giocare con i colori per quello. Ok, bene. È venuto il momento di prendere la nostra cornucopia e cominciamo insomma ad abbellirla un po', perché così è proprio un po' bruttarella. Prendo questa passamaneria a gramano, non so se lo conoscete, insomma, comunque una passamaneria circa di 1 cm, e andremo a decorare tutto il bordo. Partirò dall'interno,
in modo che si nasconda l'attaccatura. Questo è bello perché essendo morbido e vuoto al centro, lo potete incurvare, quindi fa proprio l'angolo. Ed è molto utile soprattutto se dovete fare anche tipo archi di porte, in qualche casetta. La metto tutto intorno. Ovviamente i materiali che trovate nel kit sono tutti leggermente più abbondanti di quello che vi occorrerà, ma è meglio che ce ne sia un pezzettino in più, che non arriviamo troppo corti nei lavori, che sennò diventerebbe una brutta. Oh, e intanto il bordino è stato fatto. Bene. Adesso prendo la corda. Corda, cordoncino, quello che più vi piace. Parto da sotto questa, diciamo dal bavero. Metto un po' di colla. E vado a nasconderlo ovviamente sotto. Bastoncino, bastoncino, vedi che mi servirebbe l'aiutante perché perdo tutto. Vedi che la prossima volta lo fai con me. Dopo leggo tutti i vostri messaggi perché oggi sono super tecnologica. Notebook, cellulare, presto avrò anche il tablet e poi magari avrò anche Goldrick UFO robot. Insomma, non mi scappate. Vi trovo dovunque. Quindi da sotto comincio a girare quanti più giri vi pare, bloccando ogni tanto perché sennò si srotola. Non vi preoccupate se non è proprio bellissimo fino in fondo, perché comunque andremo a coprire tutti con i fiori. Quindi blocco, aia, anche le dita. Oh, vediamo di rispondere intanto qualche messaggio. Ciao Claudia! Ce l'hai fatta, ma tranquilla, diciamo le cose semplici, il progetto è semplice. Ciao Carla, ben arrivata, anche se in ritardo, ma va bene, non ci sei persa niente. Va bene, non ti preoccupare Loredana Lupo, che potrai sempre vedere la diretta. Tanto il video rimarrà sulla pagina e soprattutto lo potrai trovare su YouTube, quindi se vi siete persi le parti iniziali non vi preoccupate, c'è maniera di recuperare. Poi se siete in difficoltà mi fate un fischio, sono ben felice di aiutarvi. Ok, quindi il nostro serpentone è stato montato. Continuiamo con la nostra decorazione. Allora, intanto possiamo prendere il primo nastrino, goccino di colla e uno lo schiaccichiamo sotto dove abbiamo attaccato il cordone.
tanto così per coprirlo. E l'altro su un lato, destro o sinistro, a vostra preferenza. Ok. Poi prendo la strisciolina di panno Lenci morbido. Punto di colla, il bastoncino ovviamente di alluminio, perché se no non ci faccio niente. Puntina di colla e vado a rivestire il tutto. Lo fermo ogni tanto con la colla a caldo. Perché dopo lo andremo a lavorare, quindi deve essere tutto bello bloccato. Un infilato. Quindi gira, 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 gira. E mi sto incollando anche di tutto e di più. Ok, io non so voi, ma io mi dico sempre delle mani che sono uno schifo quando uso la colla a caldo. Oltre che a scottarmi in continuazione. Allora, puntino di colla finale, chiudo il tutto e taglio. Questo lo butto, sigillo e abbiamo questo bel bastoncino che, come vedete, con questa lavorazione a spirale assomiglia proprio a un pezzettino di legno nodoso. Prendo il mio glicine, più o meno a 5-6 cm dal bastoncino, metto sulla parte di metallo, in mezzo, quindi apro un po' il panno, ma potete anche per comodità mentre avvolgete il panno Lenci, potete anche buttare a cavallo il filo del vostro glicine. Metto la colla e blocco. Aspetto che si asciughi per bene. E ho il mio rametto attaccato. Idem faccio così con le foglioline. Foglioline uguali, magari le distanze un pochino di 1 centimetro, 1,5 cm. Magari potete fare anche un paio di giri con il filo. Forbice. Uno e taglio due. Ok, o con le mani o con una pinzetta tonda vado a fare un po' di stondatura come se fosse proprio un ramo nodoso. Idem dall'altra parte,
Però lascio la parte finale un po' arcuata come un uncino, perché questo poi dopo, da un lato, andrà inserito proprio appeso e bloccato con un po' di colla su questo lato. Quindi, ma dopo averlo sistemato, visto che comunque il filo d'alluminio è molto morbido, ve lo sistemate un po' come meglio credete. Prendiamo un po' di codine. Via, non serve più. E il primo glicine l'abbiamo appeso. Vado a prendere ovviamente gli altri fiorellini 6 che vi avevo detto che sarebbero rimasti. Ovviamente non è finito qua, ci sarebbe da fare, come vedete, le due parti, però possiamo vedere dopo magari di farle, di rifarlo vedere. Bene, intanto prendo, così me la appiccico, e abbiamo un'altra roba in meno, la mia bella farfallona fustellata. Filo di colla al centro e pizzico la parte sotto. Lascio bloccato un attimo. Ecco, vedete che la nostra farfallina è in volo. Ci vuole un pochino di tempo perché ovviamente il feltro è un po' grossettino, poi qua fa molto caldo, quindi. E la vado a posizionare, quindi ad incollare sull'altra, in modo da avere insomma un po' di simmetria fra le due cose. Faccio una leggera pressione mentre chiudo, così si chiude anche al centro. Bene, prendo i miei fiorellini e li piego come nella glicine. Negli ultimi giri che abbiamo fatto, quindi con le sfumature rivolte verso di me, piego il petalino in basso, puntina di colla, scottata di dita e chiudiamo il tutto. Ok, e faccio così per tutti e sei. Tutti e sei. Io ne ho fatti sei, ma se ne posso mettere molti di più, o comunque anche di meno. Diciamo che sono i famosi riempitivi o tappamucchi. Allora, di sicuro uno andrà sulla chiusura, la parte terminale del nostro cordone, che quella dobbiamo proprio sistemare. Vabbè, prima di farli tutti vediamo là dove metterli. Allora, vi dicevo, sicuramente qua questo si è saldato bene. Lo snodo, perché sto nodo fa schifo. Ok. Colla.
e il primo l'abbiamo sistemato. Poi sicuramente questo non si chiude. Una volta Aya aveva anche una molletta in giro, mai perdersi d'animo. Allora, uno lo metto qua. Uno, questo che lo metto su, la colla glielo do nella parte quella più piatta, in modo che faccia più aderenza. E poi, vabbè, tanto che quello lì si asciuga, questo non si vede niente. Mi do un tocco. No, esageriamo, vai. Allora, guardiamo sempre di fronte la nostra composizione e io direi che una sicuramente la metto sul cordone. Ah, l'abbiamo spiaccicato. Uno lo metto così. E direi che un'altra la mettiamo di qua. Come avete visto, praticamente ormai ho già consumato i miei 6 fiorellini. Non sembra, però. Sembrano quasi delle farfalline. E direi che l'ultimo è là sopra. Ale, che dolore. Ok, io non so voi, ma ogni progetto che faccio ce ne metto sempre due dita. Perché tu non vuoi stare chiuso? Oh, io direi che 6 fiorellini ci vogliono proprio. Bene, vado a prendere passerotto. Quindi passo la colla sul bordo del corpo, possibilmente cercando di stare abbastanza leggeri. Doppio. E poi vado a dare un punto di colla nelle code. L'ho messo doppio, potete anche farlo imbottito volendo, potete anche tipo col punto filtro, punto feltro, potete anche imbottirlo e farlo proprio più tridimensionale, un po' più cicciottone. Alette, colla sulle ali. Prendo
la misura più piccola delle mie mezze sfere, o come le chiamo io, delle mezze pirle. Se voi foste brave e non come me, che mi perdo sempre tutto in mezzo a questo marasma incredibile, aiuto. No, va bene, andremo a scottadita. Se voi siete brave, utilizzate le pinzette, quelle da ciglia. Se voi siete brave come me, quindi riscottate le dita. Le avevo le pinzette, ma figurati se le trovo. Ecco qua il nostro passerottino, che andremo ovviamente ad appoggiare al centro. Mentre lui si asciuga, con un altro po' di nastrino o cordoncino, quello che volete, tagliamo circa, diciamo, una ventina di centimetri, tanto per esagerare, di nastro, e lo vado ad incollare all'interno. Io in questo caso che uso l'organza, praticamente con un giro di colla, fate tutto. Cioè, ormai su questa pistola a caldo si è attaccato di tutto. Togliamo un po' di filamenti di colla, poveretto. E direi che il nostro progetto praticamente è finito. Ovviamente mancherebbe esattamente l'altra parte, perché come avete visto, io l'ho fatto doppio, però diciamo, come alternativa potrebbe essere un altro grappolo uguale a questo, un grappolino più piccolino, oppure addirittura proprio un altro tipo di decorazione. Lì a vostro gusto. Però comunque diciamo che il nostro progetto in teoria sarebbe terminato, quindi una volta completato l'altra metà è completato. Quindi io adesso faccio tac e voilà, eccomi! Sono ritornata come per magia. Quindi il nostro progettino è finito. Io spero che vi sia piaciuto. Se volete, chi ha perso magari l'inizio, posso farvi vedere come si comincia a fare il grappolino in modo da completare l'altra metà. Così, se volete a casa, potete comunque cimentarvi, quindi non vi mancano tutti i passaggi. Vi posso far vedere l'inizio. Quindi, che dite? Vi faccio vedere l'inizio? Avete voglia ancora di stare qua? Diamo un messaggino. Qualcuno spari un like, che così capisco se sono
sui 10.500 dispositivi che sto guardando, che non sto capendo niente. Fatemi volare qualcosa, non possibilmente degli accidenti. Se avete voglia di rivedere l'inizio, ben volentieri. Qualcuno spara un like, tanto per farmi capire se sì o no. C'è qualcuno di là da web? Ale, vai con i like! Bene, ok, grazie. Bene, allora, per chi si è perso la parte iniziale, o per chi l'ha vista e non si ricorda più una mappa di niente, quindi potrebbe anche essere. Allora, filo robusto, io ho usato un filo da ricamo, ma va bene qualsiasi filo abbastanza grossettino, lunghetto, nodo alla fine, parto con 8 petali piccoli della fustella dell'ortensia di Creativa by Marta, in questo caso giallo pallido, taglio a metà in modo da ottenere i due piccoli. Piego il primo, lo punto a cavallo, quindi il filo lo faccio passare a cavallo in modo che il nodo rimanga all'interno. Punto di colla e chiudo. E ho il primo pezzettino. Seconda metà, piego e infilo l'ago nella puntina, quindi nel sederino. Mi fermo circa a 1,5 cm, quindi più o meno una distanza così. Praticamente ritorno dentro e lo vado a bloccare in modo che da lì non si muova più. Parto con l'altro petalo, questa volta intero, e lo piego a libro, come se fossero le ali di una farfalla, e ancora a metà, in modo da ottenere 4 petali tutti chiusi, e infilo. Proseguo. E infilo. Ok, e siamo a 1, 2, 3, 4, 5. L'ottavo l'avrò seminato non si sa dove, vabbè, diciamo che ce ne vogliono 8 piccoli e devo arrivare ad una lunghezza, abbiamo detto, di 7 cm, quindi li vado a chiudere dalla punta fino all'ultimo petalo in modo che siano 7 cm. Poi prendo i 3 piccoli scuri e li piego in maniera diversa, quindi due petali uno di fronte all'altro e gli altri due piegati su se stessi e infilzo i due di rimpettai, i due di fianco e infilzo fronte fronte, lato a lato. E aggancio. Qui ho gli altri più grandi, faccio esattamente la stessa cosa. Ci vado un po' più velocina.
ecco qua, di questi qui ne ho 7. E li rifico tutti. E con questi vado a raggiungere la lunghezza di 11 centimetri circa dalla puntina. Quindi li schiaccio giù fino ad arrivare a 11. Siamo all'ultimo giro, quindi questo penso che l'abbiate visto tutti, ma ve lo rifaccio vedere molto velocemente. Con la parte colorata rivolta verso di me, parte giù, con il petalo sotto, e chiuso in mezzo i due. Di questi ne tengo fuori due, che saranno i miei famosi tappabuchi. Vi faccio vedere l'ultimo e poi vi do la buonanotte. Quindi petalino giù e chiuso. E continuo così fino ad infilare 6 petali. Gli ultimi due che mi avanzeranno saranno come quelli che, come vi ho detto, che andranno a riempire il mio buco. Bene ragazze, vi ho fatto vedere anche l'inizio per chi se l'era perso. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. È un progetto molto semplice, copiato da un'idea di Creativa by Marta, che io saluto, che è passata a trovarci e l'ho vista di sfuggita e ne sono molto contenta. È stata una sua creazione che io ho voluto riportare su una mia idea, quindi ho preso la sua tecnica e l'ho utilizzata a una mia idea, quindi per realizzare questa simpatica cornucopia. Questo progetto è comunque molto carino, semplice da realizzare, avete visto, sembra una roba mostruosa, ma in realtà è molto semplice e veloce. E, potete utilizzarlo per tutte le vostre creazioni. Io lo so che sono un po' fissata, ma sono già proiettata a Natale. Provate a immaginare dei colori del rosso, bianco e rosso, o glitterato sopra una bellissima o balcone magari di una targa finestra come dietro porta per Natale. Secondo me ha una resa bellissima. Diciamo che non faremo un corso tutto insieme. Bene, io vi saluto, vado a riprendermi perché ho un caldo incredibile e vi saluto. Vi ricordo che quest'altro mercoledì non farò la diretta sulla pagina della Filanda, ma sarò ospite molto emozionata del canale di Creativa Channel di Marta Zanzottera. Quindi, se volete passarmi a farmi un saluto e a darmi man forte, io sarò molto felice e mi sentirò anche un po' più sicura, visto che ho le mie ragazze che mi ascoltano. E quindi vi do appuntamento a mercoledì prossimo, altro canale. E adesso vado a leggere tutti i vostri messaggi che sono una marea. Ciao ragazze, buona serata, a presto, ciao!